importante. Tutti noi sappiamo che nell'Antico Testamento ci viene detto, c'è la profezia, quella, la profezia per eccellenza, sulla futura nascita di Gesù, no? Isaia che scrive: la Vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Esce in Germania la versione riveduta della Bibbia, curata dalla Conferenza Episcopale Tedesca, dove finalmente questa profezia, che nella Bibbia non c'è, scomparirà. Finalmente. Perché nella Bibbia c'è scritto: la giovane donna incinta sta per partorire un bambino. Finalmente, nella nuova Bibbia in Germania, ci sarà scritto questo: la giovane donna ha concepito, quindi non concepirà. Ah, perché se è incinta ha già concepito, e in effetti in ebraico non c'è neppure il verbo, c'è l'aggettivo incinta, ha concepito ed è partorente, perché in ebraico c'è il participio, e quindi sta per partorire un bambino. Quindi finalmente, finalmente, non ci sarà più, questa è una delle traduzioni, altre sono destinate a scomparire negli anni futuri, perché già si sa che sono, non dico sbagliate, ma sono palesemente false. E lo sanno e lo scrivono. Però per adesso le Bibbie vengono ancora stampate così. Negli anni futuri verranno stampate con certe parole che scompariranno.